Ragazzi, che bello essere a Luna Park! Infatti, è uno dei miei posti preferiti! E allora sbrighiamoci! Non voglio perdermi un solo momento di questa serata! Sì, ma ragazzi, la vera novità di stasera non è il Luna Park di per sé. Avete sentito prima al telegiornale la notizia del serial killer, quello evaso di prigione. A quanto dicono le autorità, si trova proprio in questa zona. Potrebbe essere addirittura dentro questo Luna Park. John, per favore, potresti non parlarne? Non voglio sentir più discutere di serial killer, rapitori. No, Jade, non capisci. C'è una coincidenza così inquietante che devo proprio dirvela. No, guarda, John, non ci interessa. Ne abbiamo abbastanza di killer e gente del genere. E poi, John, se le autorità sanno già che qui, allora ci sarà molta più sicurezza stasera. Non dobbiamo preoccuparci. Se non volete sapere allora quella strana coincidenza, va bene, me la terrò tutta per me. Ora, ragazzi, dividiamoci in gruppo e decidiamo dove andare. Ragazzi, chi vuole andare sulle montagne russe? Io. Ma Sean, mi avevi promesso che saremmo andati sulla ruota panoramica. Ah, che noia. Io odio la ruota panoramica, è così lenta e noiosa. Ma Sean, tanto abbiamo tutta la serata. Abbiamo il tempo di provare tutto. Io posso venire con voi sulla ruota panoramica. Effettivamente hai ragione. Sulle montagne russe andremo dopo. Nicky, anche tu vuoi farti un giro sulla ruota? Eh già, Jenny. Tu no? Jade, andiamo sulla ruota panoramica anche noi? No, Justin, io voglio provare ad andare sulle montagne russe. Sembra molto divertente. Le montagne russe? Che paura! Ma è bello provare nuove emozioni. Michelle, ruota panoramica? Sì, anche io. L'adoro. Io e Liam invece andiamo a comprarci qualcosa. Sapete, quelle macchinette dove si vincono i peluche? Proprio lì. Volete aggiungervi? Certamente, non vedo l'ora. Sarà una lunga serata. Già. Ragazzi, tra poco è il nostro turno. Sono davvero emozionata. Sembra un'attrazione da brividi. Questa fa pure il giro della morte. Ken, John, non starete mica mangiando prima di andare sulle montagne russe. Guardate che non vi fa bene. Ma che stai dicendo, Rosie? Anzi, più cibo si mangia, più energie abbiamo. E poi, questo cibo era troppo invitante. Come potevamo dirgli di no? Così rischiate di rigettare, ma fate come vi pare. Ma che dici? Oddio, Justin, stiamo per andare. Sono emozionatissima. Mi sa che stiamo per andare. Aiuto, aiuto, fermate questo giostro. Aiuto. Che forza. Ok, forse non è una forza come pensavo. Quando finisce? Oh, basta, infatti. Justin, forse non è stata una buona idea andarci. Ho la testa che mi gira. Ken, John. Raga, mi sento malissimo. La mia pancia. Io ve l'avevo detto che non dovevate mangiare. Infatti, John. Oh mio Dio. Dios mio, ragazzi. Ken, andiamo al tunnel degli orrori. Kylie, io in questo momento non mi sento benissimo. Potrei vomitare da un momento all'altro. Tu intanto aspettami là. Dammi 5-10 minuti. Ok, Ken. Allora io ti aspetto là. Qualcun altro vuole venire? Ma no, io odio quel tipo di attrazione. Sono d'accordo con Rosie. Mi dispiace, Kylie. Anche io e Justin passiamo. Ecco il tunnel degli orrori. Aspetterò un po' qui. Com'è affascinante la ruota panoramica. L'ho sempre amata fin da quando ero piccola. Sapete, ci venivo sempre con mia madre. Erano momenti così belli. Wow, almeno tu qualche buon ricordo con tua madre ce l'hai. Io non ho mai passato momenti simili con lei. Sean, mi dispiace. Che? Ti dispiace? Perché stiamo parlando dei nostri genitori? Vado a prendere i biglietti. Michelle, vuoi salire con me, visto che si va in coppia? Va bene, Luke. Katie, in coppia con me? Certo! Mi sa che mi tocca andare con te, Nicky. Altrimenti mi restano Lexi o Sean. Direi proprio di no. Su, via, che in fondo non ti dispiace. Che bello, Jay! Adoro queste giostre tranquille.
e la vista è bellissima. Sono d'accordo. Ma che sta succedendo? Oh mio Dio, non ci saremo mica bloccati. Purtroppo credo di sì. Non credo sia parte della giostra bloccarsi così, nel mezzo del giro. Ho un po' paura, Jay. E se cadiamo? Katie, non preoccuparti. Queste giostre sono sicure. Tra poco si sbloccherà. Comunque io sono qui con te. Non preoccuparti. Ragazzi, voi state bene? Sì, noi stiamo benissimo. Finalmente è successo qualcosa di divertente in una giostra così noiosa. Sean! Cavolo, Luke. Pure la giostra bloccata. Che imprevisti. Joe, dai, parliamo un po' per non pensarci. Mi dicevi che sulle giostre ci andavi con tua mamma. Che bello. Sì, sono ricordi che mi portano molta nostalgia. Beh, chi dice che tu non possa riviverli? Puoi sempre portare qui tua mamma e tornarci come un tempo. Luke, non so come dirtelo, ma purtroppo mia madre non c'è più. Scusami, non volevo essere indiscreto. Non preoccuparti, Luke, solo è stata colpa mia, l'ho ritirata fuori io e possiamo non parlarne. Ma certo, scherzerai. Parliamo di tutt'altro, assolutamente. Nikki, credo proprio che lascerò una recensione negativa a questo Luna Park. Bloccate qui, nel mezzo del nulla. Che noia. Nikki, tutto ok? Devo ammettere che sono alquanto spaventata. Tu spaventata? Ma di cosa? Dell'altezza. Hai visto quanto cavolo siamo in alto? Ma Nikki, non preoccuparti, non cadremo mica. Lo so, ma è più forte di me. Mi gira la testa, io... Nikki, non preoccuparti. Ci sono io qui con te. E poi so che sei una persona coraggiosa. Ti ricordi quando mi hai salvato da quel serpente? Lo so, ma lì non ero ad alta quota. Jennifer. Scusa, Nikki. Ti ha dato fastidio? No, assolutamente. È che... Sì, l'ho fatto perché eri spaventata. Volevo un po'... confortarti, tutto qua. Insomma. Ok. Ma ne possiamo parlare? Perché... No, non ne voglio parlare. Aspettiamo qui. Ah, ma quanto dobbiamo stare qui? Oh, aspetta. Quello è un addetto alla sicurezza. Scusate per l'interruzione del giro. Ci sono stati dei problemi tecnici. James? Ma che ci fai qui? Oh mio Dio, ma siete voi? Beh, il comune mi ha assegnato a lavorare a questa mansione. Cioè a Luna Park. Non credevo che vi avrei rivisti qui. Comunque non preoccupatevi. Adesso vado a sistemare il problema e la ruota ripartirà. Jay, pensa un po'. James ci sta salvando per la seconda volta. Già, che bello. Wow, ho sempre adorato la stanza degli specchi da piccola. A me non piace. Mi deforma tutta. In alcuni mi vedo piccola, in altri grande. Sam, guarda in quello specchio. C'è un mostro. Dove? Sei tu il mostro. Non ti vedi riflesso. Liam, queste battute fanno pena. Ma che cos'è questo? Qualcuno deve averlo perso. Lo porto con me. Quando arriva Ken? È da mezz'ora che sono qui. Ken, sono qui! Ken, sono qui! Ma che gli prende? Sta entrando da solo. Forse pensa che io sia lì e non mi ha visto. Ken! Cavolo, certo che questo posto è inquietante. Sembra che sia già arrivato Halloween. Ken? Ken, dove sei? Ken? Ah, cavolo, dove è finito questo? Ken?
Ken! Ken! Quindi una persona viene qui dentro per essere spaventata da fantocci che spuntano all'improvviso. Ma che roba sarebbe? Ragazzi, allora, com'è andata la serata? A me uno schifo. Sono stato male tutto il tempo. A vomitare in bagno. Ehi là! Mani in alto! Ehi, un attimo. Che cosa ho fatto? In effetti, guardandolo bene, non è lui. Molto simile, devo dire. Ma lui ha i capelli più chiari. Scusate, di che state parlando? Era quello che vi stavo dicendo prima. Avete presente il criminale che è evaso di prigione? Ecco, è identico a Ken. Però ha i capelli più scuri. Che coincidenza bizzarra! No, ragazzi, non può essere. Io e Kylie dovevamo andare insieme al tunnel degli orrori. Le ho detto di aspettarmi lì davanti, perché ero in bagno. Deve essere arrivato il criminale e lei deve averlo confuso per me. Beh, oddio, mi sembra un po' realistico. E invece potrebbe davvero essere. Il criminale potrebbe aver scelto un'attrazione per nascondersi. Per favore, ci dica dov'è questo tunnel degli orrori. La sua amica potrebbe essere in grave pericolo. Tu, ragazzina, volevi rivelare la mia identità. Non è così? Ma adesso io non ti permetterò di dire più una parola. Nessuno mi troverà. Ehi, cosa pensi di fare? Caspita, ma sei uguale a me. Dicevo, che intenzioni hai? Tu e la tua amica avete intenzione di chiamare gli sbirri, eh? Ma io non ve lo permetterò. Vi toglierò di mezzo! Oh mio Dio, è svenuta! Ehi, dove stai andando? Vieni qui! Venite qui, dove siete? Non pensate di sfuggirmi! Venite qua! Fermo lì! Siamo qui per arrestarti! Oh no! Era una trappola! Non mi sarei mai aspettata una serata così movimentata! Se non fosse arrivato Ken a quest'ora, sarei in una bara! Fortuna che ho collegato tutti i pezzi! Certo che io e te ci salviamo sempre la pelle. Beh, tutto è bene quel che finisce bene. Direi di andare a casa. Ehi, Britney, che cos'è quel libro? Sai che non lo so, Sam. L'ho trovato nella stanza degli specchi e ho pensato di prenderlo.